l'ossessivo desiderio di farlo vivere di fronte al maestro e poi di fronte al mondo intero. Ho gentilmente chiesto alla nobilissima Rosalinda Sacconi di aiutarmi a trovare un modo per arrivare a lui. Lei mi ha parlato della sua sana abitudine di recarsi in vacanza nella città termale di Montecatini. E così, eccomi qui. Comunque, signore e signori, a tutti saluto. Sono pure cenare, c'è solo le case ho venuto in questa bella città che è Montecatini. E a tutta sta gente in loco presente, Pulcinella dice semplicemente: quagliù, mangiate, bevete e facete l'amore, che oggi si campa e di male si amore. Siete proprio musci. E' andata dalla seconda batteria. E' arrivato alla metà. Adua la seconda batteria insieme con il primo batterino che amoreggiava. E quello non ci ha visto più. Abbiamo già visto al po'. Compagno mio, compagno, questo lascia la qua. Allora, benvenuti a tutti a questa nostra, questo nostro appuntamento annuale. Ci teniamo tanto, lo sapete, quest'anno è un appuntamento particolare, c'è l'assemblea elettiva. Finiscono delle cariche, finiscono delle situazioni, quindi grazie a tutti e vi traccio semplicemente quello che sarà il programma di questo pomeriggio. Dopodiché passeremo a un piccolo spot. Sapete che non c'è un programma tra i nostri progetti, quello che noi abbiamo chiamato le case dimenticate dalla cultura e della cultura. È un progetto nazionale con un gruppo di noi, di attori, registi, tecnici che girano l'Italia in quei posti che fanno richiesta, necessità di una visita su dei posti che sono stati veramente abbandonati, come dice il progetto, dalla cultura. Di questo noi abbiamo dei filmati completi, che vedete, c'è l'addetto a tutte le riprese che è Paolo, che poi vedrà qualcosa anche lui al volo. E quindi le case dimenticate dalla cultura e della cultura, noi presentiamo praticamente il progetto, l'anno zero del progetto, il primo posto che abbiamo visitato, che è Susa, teatro di Susa. Abbiamo la fortuna oggi di avere anche la nostra associata Margherita, che è qui, che ci darà anche due parole sul progetto. E soprattutto ringrazio tantissimo coloro che si sono veramente dati da fare in quella giornata a livello anche comunale. Ci hanno aperto le porte, ci hanno permesso, ci hanno dato delle autorizzazioni, che era, in quanto vedrete, il cantiere, l'area era molto disastrata, però questo ci ha permesso di recuperare, di ricordare alla popolazione più giovane quanta importanza ha avuto questo teatro, partendo dal 1864, che fu un centro importantissimo di cultura, non dimenticato. Non vedete che c'è un'altra aria?
vincerete. Le ragazze mi hanno aiutato. La portiamo sopra e già dove? Già, mia figlia! Nostra figlia! È a re da sostanza! Ma che? Una cosa di niente, la figlia! Anche le due ragazze? Da quando è tornata? Vuol dire che numerose informazioni del copione non ci sono, cioè sono scritte negli spazi bianchi, non sono nella scrittura delle battute. Voi sapete che Shakespeare, con tutta la sua vita, ha pubblicato solo due testi a sue spese in maniera maniacale e sono due poesie, cioè sono Ero di Sandro e il Ratto di lo stupro di Venezia. Quindi che cosa vuol dire? Che per lui quei due poemi erano letteratura, attraverso quei due poemi gli sarebbe passata la storia. Mentre il teatro non era un testo destinato alla divulgazione, era un copione, cioè una pezza da voce. Ora, che cosa succede? Shakespeare, essendo regista e attore delle sue opere, sapeva perfettamente che i gesti avrebbero fatto gli attori, sapeva perfettamente quali erano i costumi, avendo lui curato la regia. Avendo a disposizione uno spazio che era sempre uguale, cioè il teatro elisabettiano, che era uno spazio vuoto, in cui non erano previste le scenografie, non erano è chiaro che conoscendo il contesto in cui andava a fare il suo teatro e essendo lui regista non c'erano bisogno di didascalie. Shakespeare aveva questo modo particolare di operare, ma dobbiamo anche sottolineare l'altro elemento fondamentale, cioè il passaggio obbligatorio di ogni elemento drammaturgico nel lavoro dell'attore. E quindi il testo è sempre un testo che arriva a posteriori. Non è mai un testo che viene dato direttamente agli attori, che gli attori devono imparare, ma sono delle indicazioni che passano attraverso l'improvvisazione dell'attore e arrivano alla loro conclusione successiva. E questo è il tratto della drammaturgia che è fondamentale di Shakespeare, fondamentale di Molière e anche diciamo, delle cose più forti della nostra drammaturgia contemporanea. Voglio anche ringraziare tutti i regionali che hanno veramente capito quello che era lo spirito che ci eravamo dati 3 anni fa di collaborazione, di aiuto, di assistenza, ma anche di ricerca dei risultati, perché poi alla fine l'associazione dei risultati deve dare a chi si iscrive. Perlomeno a quei pochi che si iscrivono anche per cercare degli scopi, dei fini istituzionali. Scopi e fini istituzionali che noi, almeno io pensavo di avere ben chiaro, perché sono scritti nello statuto e nei documenti programmatici che questa associazione ha prodotto sin dalla sua creazione. Soprattutto nel documento programmatico che io trovai nel 93 quando entrai nell'associazione, che ribadiva questa volontà di trovare una via del teatro amatoriale che si staccasse dal dopolavorismo di fascistiana memoria, nel senso che
questa inquadratura del teatro amatoriale come prodotto del tempo libero di tanti lavoratori nei vari settori, bancari, operai, che trovano nel teatro questo sfogo esistenziale, che però possono assolvere solo in quell'ora e mezzo, due che hanno di tempo nella sera, dopo che hanno finito il loro lavoro, o il sabato e la domenica. Ecco, e invece questo è stato lo spirito d'inizio della Vuelta. Questo è stato lo spirito che obiettivamente a me ha portato a iscrivermi nella Vuelta. Auguro a chi viene dopo di continuare ed impegnarsi perché siano raggiunti quegli scopi che ho ricordato prima. In bocca al lupo. Ciascuno di noi ha difetti, ha virtù, cerchiamo di sminuire i primi e esaltare le seconde, perché qui c'è bisogno proprio di rimboccarsi le maniche. Avete sentito, i problemi ci sono, la realtà contemporanea è quella che è, ci sono tante difficoltà, non solo economiche. Noi cercheremo di mettercela tutta, e sottolineo il noi perché io ho una visione molto collegiale di questo lavoro. Sarò certamente, se sarò eletto, sarò ovviamente il presidente, ma ho un consiglio direttivo che almeno i candidati che ci sono tutti d'accordo sul mio programma, sono tutte persone volenterose, quindi è chiaro che il nostro sarà un lavoro d'equipe. Io cercherò di dare un indirizzo politico, tra virgolette, ovviamente, ma saranno loro poi insieme, tutti insieme, a fare questo lavoro delicato. E il pensiero va a quanti ci hanno preceduti. Personalmente, come appartenente alla WILT, il mio primo presidente che ho conosciuto è stato Quinto Romagnoli. Da Quinto ho imparato a ragionare con calma, con equilibrio, con serenità, senza mai inquietarsi. Da Luigi Mazzoni, dove sei andato? No, ci sei, Luigi, ho imparato a sorridere di fronte alle avversità, affrontare le difficoltà sempre con un sorriso. E da Giuseppe e Stefano ho imparato la puntualità, ho imparato che bisogna lavorare, punto esclamativo, senza mai fermarsi, con tenacia, con determinazione, con rigore. Quindi io, se sono arrivato a fare il presidente, è perché ho imparato da tutti coloro che mi hanno preceduto, e spero, mi auguro, una sintesi delle cose più buone che ho visto in questi anni. Non ho altro da dire, grazie. Un astenuto. Bene, comunque a larghissima maggioranza, Antonio Perelli è il nuovo presidente nazionale. Thank you.
question was, yes, we can. Antonio Perelli è il nuovo presidente nazionale.